Oggi una nuova battuta di pesca. Siamo qui sulla punta di un porto e proveremo a spinning in mare al barracuda soprattutto. Ovviamente la nostra pescata sarà indirizzata ai predatori, per cui anche qualche serra, qualche spigola. Venite con me in questa pescata, vediamo come si svolgerà. Dai! Parte della pescata utilizzeremo qualche piccolo minnow di anche medie dimensioni, quindi arriviamo a tra gli 80, 100, 120 mm e poi saliremo come dimensioni delle esche artificiali arrivando a 170, 190, 210, quindi man mano che andremo incontro al tramonto modificheremo anche la nostra azione di pesca per quanto riguarda le esche artificiali. Il tipo di recupero che sto facendo adesso è lento, abbastanza lineare, intervallato di tanto in tanto con qualche stop, qualche cercata. Ho avuto un paio di tocche timide. Colorazione si ispira alle livree tipiche del pesce foraggio presente nella zona. Un richiamo molto naturale che in tanti casi, soprattutto con quest'acqua molto trasparente in cui ci troviamo oggi, viene riconosciuto come un pescetto in difficoltà e il predatore lo aggredisce con maggior disinvoltura, o perlomeno di solito. Succede così, dovrebbe succedere così. Staremo a vedere se funziona questa strategia. Secondo me ce ne sono parecchi. Un cuda? Sì, sì. Piccolo. Cudino, lo liberiamo il cudo. Dai. Andiamo più incontro al tramonto e saliamo come dimensione delle esche artificiali, sempre minnow jerkbait. Una volta invece fatto il tramonto inoltrato, quindi a notte, di notte ci sposteremo verso la parte più interna del porto e innescheremo anche qualche piccola esca siliconica su tessina piombata per insidiare qualche pesce di interno porto come la spigola.
Adesso invece sono passato ai long jerk. Il tipo di recupero che faccio per il barracuda è molto lento, intervallato da tanti stop. Vediamo se riusciamo a intercettare qualche altro pesce. Eccolo. Facciamo ancora qualche lancio con il nostro caro Mommotti. Mommotti 180. Una delle cose principali in questa tecnica di pesca è la distanza di lancio. In tante occasioni, se non si riesce a fare quel metro in più, non si riesce ad andare in pesca. E quindi fili sottili, canne un po' più lunghe, artificiali performanti, sono le caratteristiche purtroppo irrinunciabili. E ovviamente il posto giusto, il momento giusto, le condizioni meteorine giuste. È sempre il corretto mix fra questi fattori, fra queste variabili che in tanti casi abbiamo chiamato anche i punti fondamentali della pesca spinning in mare. Il corretto mix di questi fattori ci porta allo strike, alla cattura. Come setup di pesca sto utilizzando la mia X1 Pro 762, filo un 20 libbre Gosen della Sunline, terminale 0,40, moschettone e come mulinello un Daiwa BGMQ 4000. Il mio modo di pescare è un ottimo compromesso fra leggerezza, qualità, prezzo. Ed è divertente in pesca, non mi stanca, anche in sessioni di pesca molto lunghe. Qualche parola anche in merito allo spot dove ci troviamo. In questo punto del porto il fondale degrada abbastanza velocemente, si passa subito dai 2 metri più o meno fino ai 4 metri e mezzo, 5. Questo qua è, diciamo, un po' l'habitat, quindi è un declino abbastanza repentino e i pesci di solito, ecco, si trovano in questa zona di passaggio, quindi entrano ed escono dal porto soprattutto per l'attività di nutrizione. In questo spot, in questa zona, la strike zone si trova al centro tra questa punta del porto e la lingua di terra che troviamo guardando, ecco, verso la parte vecchia di questa città, e quindi, ecco, si genera questa zona di anche di corrente che i pesci sfruttano per entrare e uscire dal porto, anche seguendo quelli che sono un po' i flussi della marea. Ci troviamo ora tra il limite di bassa tendendo verso l'alta marea. Quindi diciamo che è una situazione non propizia per la pesca a spinning, tuttavia qualsiasi movimento di corrente che genera movimento di foraggio è utile al nostro scopo, soprattutto se insistiamo l'azione di pesca a ridosso dei cambi di luce, alba e tramonto. In questa seconda fase della pescata ci spostiamo all'interno del porto e in questo caso utilizzo artificiali più piccoletti. Quindi tolgo il long jerk e utilizzo dei minnow più piccoli, 120, 140,
100. Presentazione sempre lente. Di solito i primi lanci sono quelli là più importanti. Se c'è il pesce, attacca subito, altrimenti diventa sempre più difficile ingannarlo. Sempre grande attenzione alle cime delle barche. 2-3 lanci per parte possono bastare dove troviamo degli spazi. In questa ultima fase della pescata provo un paio di presentazioni in gomma, esche siliconiche come vengono solitamente conosciute, e ecco, provo un'azione, una presentazione molto più lenta sia sulla mezzacco che sul fondo. Provo prima con questo, con lo spotter, e poi vado di black minnow. Non si sa mai che magari qualche spigola portuale. In questo caso cambiamo proprio tipologia di pescata, perché faremo un'azione di pesca molto più lenta, una presentazione molto più lenta negli strati più profondi della colonna d'acqua. Quindi in questa zona siamo sui 4 metri, quindi aspettiamo che l'esca arriva sul fondo. Ce ne accorgiamo perché non viene fuori più filo dal mulinello. Questa condizione di vento contrario, diciamo che non è che ci favorisce tanto, però comunque ecco, con un'attrezzatura leggera riusciamo a comprendere questa fase. E poi iniziamo un'azione di recupero molto lenta, intervallata da piccoli colpetti di canna, di cimino. Più dei jerk, sono delle azioni di twitch, quindi sono delle azioni più di punta della canna, in modo che ravviviamo l'esca quel tanto che basta per poi riscendere sul fondo. Piccoli twitchate anche verso l'alto. Facciamo questo movimento sale e scendi, che potrebbe piacere a qualche spigola di passaggio. Tuttavia nessuno ci vieta di fare anche recuperi più veloci, con azioni di twitch più decise. Comunque in questa fase l'esca ha il suo movimento sinuoso e comunque in tanti casi è attrattiva, si chiama il pesce predatore. Come ultima alternativa un piccolo black minnow. Questo lo farò muovere a stretto contatto con il fondale, con un'azione di saliscendi. Diciamo che come attrezzatura non sono al top della performance, perché comunque è un'attrezzatura abbastanza pesante per questa tipologia di esche artificiali. E tuttavia ormai sono qua, ci provo, soprattutto per insidiare piccoli pesci che si trovano sul fondale. Eccolo qua.
padellone. Un bel padellone. A conclusione di questa battuta di pesca, un bel pesciotto ci è venuto a fare compagnia, eh? Le sorprese del light spinning. Cari amici, siamo alle battute conclusive di questa nostra uscita di pesca e che dire, le catture per fortuna non sono mancate, però ecco, si tratta comunque di esemplari diciamo piccoli per la zona, si tratta di una misura media, tuttavia ecco, l'importante è aver fatto una pescata in compagnia, averci provato, anche senza catture sarebbe stato lo stesso una bellissima esperienza in un posto davvero davvero molto interessante e bello. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo qui sul canale Planet Spin. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici. Ciao ragazzi, alla prossima!